Buongiorno, buonasera, sono Shadow Yoshi e questa è la quinta parte di Final Fantasy VI. Nell'ultimo episodio ho fallito miseramente a tentare di ritrovare un'arma che volevo. Non l'ho trovata, non ho potuto fare una sega. Perciò ho deciso di andare avanti con la prossima parte. Monte Colts. Ci sono un paio di oggettini nascosti che sì, fanno comodo. Allora, da questi, se ci si riesce, sarebbe sempre meglio rubare. C'è un motivo dietro. Adesso provo a rubare. Provo a rubare, almeno da uno. Questi hanno solo il... l'oggetto raro da rubare, quindi non è un problema in teoria. Io tento di prenderlo. Tento. Non riesco. Comunque la chance di trovare l'oggetto raro in quelli che... non lo sapevo. Dicevo, trovare la chance di... sto incartando quelle parole, pazzesco. Allora, la chance di trovare l'oggetto raro è... ecco, fantastico. Oh, ce l'ho fatta, bandana, ok, puoi morire adesso. È una su 8 la chance. Ad ogni modo, volevo la bandana, l'ho ottenuta. È semplicemente un elmo più forte di... perfino del basso piumato. Perciò si fa comodo. E lo do a terra perché ne ha un disperato bisogno. Almeno di difesa. Che è la più bassa di tutte. Ok. Avanti. Ho mostrato quello che volevo mostrare. Chi era quello? No. Vieni qua. So che sei qui. No, Clanazione. Buongiorno. Ah, comunque i signorini sono deboli al fuoco, questi qua. Anzi, a dire vero, credo quasi l'intero dungeon è debole al fuoco. Non riesco a rubare. Non ricordo se questa è la... se questa... se l'originale assorbono il veleno, sì, lo so. Ok, colpa mia, me ne sono dimenticato. Chiedo scusa. Comunque questi non sono pericolosi. Sono veramente facili. Sono un cioè, non fanno altro che colpire normale. Sono appena uscito! Ah sì, ecco. Queste persone sono patetiche. Farle fuori. Se per qualche motivo non riuscite a farle fuori nel giro di un turno, al terzo turno potrebbero decidere di pietrificarvi. Ed è esattamente di questi uccellini che parlavo quando dicevo che esistevano dei nemici che potevano pietrificare ma erano deboli. Ora, abbiamo ottenuto un coltello nuovo, che aumenta anche la velocità. E l'evasione. Allora, una cosa che sia assolutamente chiara. In questo gioco l'evasione è basata sull'evasione magica. Quello che voglio dire, quella fisica e quella magica, entrambe vengono calcolate usando lo status della... Madonna, mi stanno menando male, aspetta. Comunque queste hanno pozioni. Dicevo. Erano tanti HP. Dicevo. Per qualche motivo hanno droppato una roba, vabbè.
L'evasione è calcolata usando lo stato blocco magico, che è l'ultimo là in basso a destra. Anche quella fisica è calcolata usando quello, per via di un bug del gioco. Se volete giocare senza che questo bug vi assilli, semplicemente giocate alla versione GTA. GTA, bravissimo. Shadow Yoshi. GBA, per Game Boy Advance. Quella ha una serie di bug che sono sistemati rispetto alla... rispetto a questa versione, che invece è per Super Nintendo. Smetti di colpirmi. A proposito, questi tendono a contrattaccare i furti. Non è divertente. Attaccano i furti con sangue, che è il loro special. No. Fammi uscire! Ah, brother, salve. Mi date un'altra bandana? Ho detto. Smettiti di colpirmi. Mi date un'altra bandana? Dai, datemi un'altra bandana. Due uomini di merda. Ci riesco. Dai. Ma muori allora! Oh. Non mi danno bandane, è veramente difficile rubarle. Avanti. Dai però. Prover ancora. Aio. Ai ai ai. Ma smetti di attaccare quell'altro. Rimane confuso, non è un problema. Mi scoppisce. Era muore. Non ho ancora perdere. Voglio dire, ne ho già perso abbastanza tentando di rubare le bandane. Allora, avanti. Ci sono due uscite. Vogliamo prima andare qua, prendere questa, andarsene, sperare che non ci saltino addosso il mammut. Comunque, cazzo, vabbè, non sono i mammut. Meglio. I mammut sono probabilmente il nemico più potente qua su. No, perché ho... perché ho usato quello? Shadow Yoshi è stupido, attenzione. È stupido e ne cura. Il punto è che menano male. Un'ultima volta. No. Impossibile. È possibile rubare. Ho sfiga con i furti in questo LP. Basta, brawler. Basta. C'è un limite a tutto. Anche MMP, per esempio. Wow.
Comunque quando fa il brucichio così è un critico. Se non fosse abbastanza ovvio. Perché boh, non lo so. Per me è abbastanza ovvio. Ma va via! Ok. Muoiono con un colpo di balestra almeno. Cioè a quanto pare gli uccelli muoiono con le balestre. Oh, finalmente. Allora. I save point si possono sfruttare usando pende. Che ci rigenerano del tutto. La cosa è molto comoda. Prendiamo un salvo. Ora dobbiamo scendere. Se non ci saltano addosso in massa. Ah sì, e lui è nuovo. Stridium. È il motivo per cui ci sono così tanti antidoti così presto. Perché a questo piace avvelenare. Piace avvelenare, spesso lo fa al primo turno, quindi sì, non problema. Allora. Non hanno avvelenato, ok. Al limite andrò a raccattare il nome dello special da un'altra parte, ma non so neanche se interessa, non credo, insomma. Basta gente, sono stufo. Ah ok. Sì, che è diritto d'attacco. A proposito, la particolarità del diritto d'attacco è che, quando lo becchi, scappi subito, cioè hai la possibilità di scappare immediatamente dalle battaglie. Comodo, devo dire. Oh, cos'è tu? Wow. Almeno faccio esperienza. In genere ti salta addosso meno gente a Colts. Ma vabbè. Oh, arrivati. Allora. Prima, curiamo tutti. Rigenero gli MP. Con l'unica cazzo di tintura che ho. Fantastico. Ok. Vado per far credere che tu chi sei. Appunto, chi sei tu? Come i bambini, grida e punta il dito. Bravissimo. Oddio. Vargas. Alle belle bestie. Yes. Ma porca. Ok, allora. L'idea è stallare perché voglio quello che hanno questi orsi. E in seguito quello che ha Vargas. Tanto levano un po', ma... Oh, bufera, eh no. Ok, quando usa bufera, curarsi subito perché è l'attacco più potente, praticamente. Non riesco a rubare. Loki, sei una disgrazia. Non riesco a rubare. Non ci credo. Vai. Ruba. Oh, finalmente. Ma
Ok, questo può morire. Gli orsi sono deboli al fuoco comunque. E finché non li uccidi non può essere attaccato Vargas. Perché non è morto? Perché non sei morto? Ok. Quando dice questa cosa, Vargas attaccherà semplicemente due volte. Proprio standard. Ma io mi ricordavo gli orsi così resistenti. Comunque, ok, finalmente. Ci siamo. Possiamo uccidere gli orsi perché ho preso entrambe le loro pozioni. Ah, cavolo, non credo di aver spiegato cosa fa quella reliquia che avevo preso prima. L'anello Atlas. Oh, madonna. L'anello Atlas aumenta il danno fisico inflitto dal personaggio più equipaggio del 25%. Tutto qua. Ok, Vargas è debole a veleno. A 720 HP. O almeno questo è quello che in genere. Ok, va, fantastico. Non ho avuto quello che volevo. Questo tizio tiene la come oggetto raro da rubare la stessa arma che sto tentando di rubare a quegli altri. Non ce l'ho fatta. Ora muore. Non so se mi sto ripetendo, ma questo è debole veleno. Quindi avvelenatore, tranquilli, tranquilli. Aio. Aio. Dicevo. Bisognerà semplicemente. Ecco. Dopo aver rilevato 720 HP, dice questa cosa. E arriva Sabine dal nulla. Successo. Oh, io. Maestro. Bisogna prendere a randellate i traduttori. Tempesta. Chiamano la tempesta di pugni in inglese, ma non importa. Blizzard Fist, vabbè. Ok. Mi ha dato uno status che sarebbe non è altro che un countdown. Quando arriva a zero muoio. Ma dai, vi faccio vedere la scenetta. Lasciamo andare un po' avanti la battaglia intanto. Venite. Oh, i traduttori. Avrei dovuto giocare la versione in GBA. Vabbè. Ah, io. Ma quanto deve andare avanti? Non vorrei, sai, buttare pozioni. Oh, finalmente. Blizzy. Sì. Sì. Ok. Sì, due volte, fantastico. Aio. Aio. Fatto. Sì. Tal. Ah, sto ancora puntando il dito, Loki. Wow, ci ho messo un po' a capire che eravamo noi. Il GBA dice sembrava uno degli orsi di Vargas.
e anche in inglese viene definito un orso. Futurista. Santa Maria. Daniel Sabine. Andiamo dai terroristi! Un orso, appunto. Dai, dai. Ok, vediamo brevemente Sabine e poi chiudo. Abbiamo tre blitz. Questa è fisica e ignora le difese. Questa anche è fisica e fa il doppio del danno quando il nemico è da solo. Tutti gli altri blitz sono magici. Questo è di tipo perla. Perla, è così che si chiama l'elemento. Ed è una specie di onda energetica. E se vediamo l'equipaggiamento, vediamo che ha degli attivi. E io volevo effettivamente prendergli la Nocca Mithril, che la droppavano. La si poteva rubare o al Rhinotaur o a Vargas, entrambi come oggetti rari da rubare. Non ce l'ho fatta, non ci ho potuto fare niente. E perciò... oh, santa madonna. Vabbè, allora diciamo che approfitto di... per mostrare... ah, ecco, ok, ok. C'è una sventura. Dicevo. Mostro i blitz. Mostro i due blitz che... gli altri due blitz che abbiamo. È effettivamente uno energetica. E questi sono deboli alla perla. Vediamo l'altro. L'ho fatto male, fantastico. Fast forward. Oh, ci siamo. Quanto pare vola. Non ricordavo volasse. Ok, ora è strana la cosa, vabbè, non importa. Vorrà dire che lo mostrerò in un'altra occasione. Ci sarà un'altra occasione. Ecco. Ok, nuovo però. Devo chiudere. Sì, e quando non abbiamo un avvelenato succede quella roba lì. Si viene fuori uno schifo sullo schermo. E... da fare in quel caso. Quindi abbiamo una tenda. Fammi uscire! Oddio. Chiedo scusa, ho avuto un piccolo problema. Ok, questi si può farla super, sono sicuro. Ma farla giusta! Non riesco mai a farla giusta. Che palle. Ma scusate, non so farla giusta. Oh, finalmente. Bonk. Ovviamente il potere, la potenza è raddoppiata se era solo, come ho detto prima. Poco tempo da perdere, dai. Ho buttato un sacco di tempo, perché ho beccato molti più incontri del solito. Cavolo. Oh, finalmente. Siamo fuori dal monte. E termino qui, perché ho buttato tanto tanto tempo. Io sono Shadow Yoshi, questa era Final Fantasy 6. Se volete potete lasciare un commento, mettere mi piace o iscrivervi al mio canale. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Bella!